Stasera fettine di limone con acciughe. Le ricette spesso nascono per caso. Allora, l'altro giorno, guardando Mezzogiorno in Famiglia o qualcosa del genere, ho visto uno chef, tale Pasqualino, penso che sia della Costiera Amalfitana, se non addirittura di Cetara, che ha fatto una cosa meravigliosa. Ha preso delle fettine di limone, ci ha messo in mezzo un'acciuga e se l'ha magnata. Poi ha chiesto anche alla conduttrice di assaggiare. Questa è un po' timorosa all'inizio, poi sono andata in bocca, ha già visto che ha fatto una faccia in quel momento scossa, poi si è rasserenata, perché ha già capito già il tipo di sapore che gli è arrivato. Allora cosa faccio stasera? La provo anche io per tutti voi, così diventa ancora più popolare. Certo, dovremmo immaginare una bella serata dove? Possibilmente a Ravello. Avete presente un Coppa Avil che affaccia proprio sul golf? Meraviglioso. E poi da là dovete immaginare questa bella fetta di limone proprio della zona di Amalfi, Ravello, salendo un Coppa Ravello con qualche acciuga di Cetara, qualche cappero di Salina oppure di Lampedusa. Insomma, qualcosa di meraviglioso. Con questi ingredienti, secondo me, verrebbe la fine del mondo. Il limone non è di Ravello, è un limone onesto. Le acciughe non sono di Cetara, sono acciughe sotto sale e poi anche sotto olio. Il prezzemolo però è mio, la mentuccia è corsicana originale che ho seminato nel mio giardino e il capperetto è un capperetto salato, anche un onesto capperetto. Quindi vediamo come preparare queste fettine di limone. Mi fa ricordare pure la canzone di Gabber, una fettina di limone. E poi mi ricorda un po' di più. Beh, vediamo la preparazione. Una fettina di limone, eccola qua. Poi pigliate un bel filettino di acciuga e lo sistemate più o meno così, Su questa parte dove non c'è l'acciuga, un granellino di sale grosso, dopodiché una fogliolina di prezzemolo alla bella e meglio, Poi una fogliolina di mentuccia che darà un sapore meraviglioso. Io lo volevo chiamare mojito a Ravello perché c'è qualcosa. Poi una rondella di peperoncino, questo è semi piccante fresco, e sopra ci mettete, dentro ci mettete, vedete, proprio un capperetto salato, un altro capperetto qua a dare sapidità. Ecco, avete visto? È facilissimo. Tutto qua. Mo continuo a preparare un bel piattino, Ed eccolo pronto, un bel piatto veramente. Secondo me, al di là del decorativo, estremamente saporito e ricco proprio di mediterraneità. Vicino cosa gli servo? Ho preso del limoncello, dentro ci ho messo delle foglie di mentuccia e quindi qui vicino berrò soltanto del limoncello. Vediamo e sentiamo questi sapori. Grazie Pasqualino, anche perché hai il nome della buon'anima di mio padre, Pasquale. Allora, devo dire la verità, che il profumo è già
qualcosa di meraviglioso, è che non vedo l'ora di sentire i sapori proprio veramente mediterranei della costiera. Qualcuno dirà, ma a me la buccia verde non la voglio. Vabbè, la togliete con un coltello, la togliete. Il sale va messo, perché è quello che poi dà dolcezza, guarda caso, la cosa strana, dà dolcezza al sapore del limone. Sapete benissimo che se prendete un limone, ci mettete lo zucchero sopra e l'assaggiate, ha un sapore. Voi provate a mettere il limone con un po' di sale sopra, tiene tutto l'altro sapore, si apre. Allora, questi sono un po' i presupposti. Assaggiamolo, eh? Lo piglio così. Madonna mia, io. Madonna mia, cre. Grazie Pasqualino. L'acciuga, con la sua salinità, va a addolcire il limone. Questo peperoncino, bello fresco, che dà la giusta piccantezza. La mentuccia. Madonna. Voglio una delizia. Facitela. È un antipasto, un entrée. Ma anche al posto della frutta. Limoncello. Ah, Madonna, bello freddo. E che pulitizio. Madonna mia. Facitela e mangiata vita. Thank you.